haciendo veramente, no lo está metiendo veramente a farci giocare con quel sistema 4-3-3, que sarebbe fantástico. Yo pienso que tú lo sabes, tú me conoces, tú sabes que yo, a mí el calcio me piace, sí, sí, se gioca al 4-3-3, se si gioca al 4-4-2, 4-5-1, no me piace, es un altro, sembra un altro sport, sembra un... Vabbè, questa è la mia. Ho dato 5, come hai visto, ho dato 5-6 punti diversi, perché voi potete scegliere quello che vi piace, che vi piace di più, ok? Sono d'accordo con Joaquin anche per questa cosa dei punti. Allora, Pietro, qual è il punto che ritieni più opportuno di quelli che ha detto Joaquin? Poi alla fine. È vero, insomma, lui dice se le cose non vanno come vorremmo, il gioco non ci piace, però non è possibile che Valverde si sia dimenticato come si allena. Però io aggiungo e dico, Roma l'anno scorso determina il grave errore, insegna e Roma si ripropone in tutte le partite che abbiamo visto oggi, secondo me. Quindi secondo me era scarso, poi bravo l'anno scorso, ma rimane allenatore scarso. Detto questo, qual è il punto di quei cinque che ti interessa di più, Pietro, che allora, dato Joaquin? Allora, io per Valverde diciamo ho perso sto cominciando definitivamente a perdere la pazienza, perché continua a fare errori su errori, continua a ostinarsi a distruggere un gioco, diciamo, una partita gioca con un modulo, un'altra cosa gioca con un altro. Poi se lui ha paura delle cose nuove, vabbè, ma non è che dobbiamo stare qua a perdere giocatori e tempo perché lui ha paura. Cioè, io mi sono anche un po' stufato, diciamo. Abbiamo una squadra che è il Barça B, che non saranno campioni perché devono ancora diventarlo. Però secondo me certe partite vanno fatte giocare, se no non gli dai l'opportunità di farsi vedere. E poi bisogna fare questo benedetto turnover su certe partite, perché ormai si stanno rompendo a 1-1, però ogni partita se ne rompe uno perché non si sono mai fermati, giocano infortunati a momenti. È una situazione che... secondo me va risolta al più presto possibile, perché non si può continuare ad andare avanti così, a giocare con i giocatori rotti, perché lui ha paura di mettere le seconde linee o quelle della cantera. E poi non è ammissibile che dica che quelli del Barça B devono venire solo a vedere certe partite e non giocarle. Io la trovo una cosa inammissibile, dire una roba del genere, soprattutto pubblicamente. Sì, questo è quello che ha dichiarato lui in conferenza stampa prima della partita, il martedì, prima della partita contro il PSV Eindhoven. Senti, Joaquin, questo infortunio, cioè questa decisione su Dembélé. Allora, come ci raccontava Giussi Zaffiro prima, i medici, lo staff medico del dottor Pruna voleva immediatamente la operazione, il giocatore no, lo staff Valverde un TT per questo problema ricaduta al ginocchio, che ha un problema di assenza di cartilagine. Viene Valverde e il suo staff tecnico organizzano una riunione oggi e fanno un po', diciamo, un compromesso tra le due, dicendo che non si opera, va a provare a fare un mese di riabilitazione in Qatar, giusto Alberto, in Qatar, dove dovrà anche calare di peso. E quando parliamo di un giocatore calare di peso, non intendiamo togliere il grasso, perché un TD non ha grasso, ma quindi togliere massa muscolare. Allora io mi chiedo,
mi chiedo e mi domando, ma se io faccio togliere a un TD la massa muscolare, ma poi te la dovrà riprendere, quindi dopo questo mese, se le cose vanno bene, dopo questo mese dovrà fare un lavoro poi a Barcellona per recuperare il tono muscolare, non lo so. Detto questo, si proverà e poi si vedrà se un TD va bene. Allora io ti chiedo, ma non è che appunto l'allenatore, non facendo giocare sempre gli stessi, non provando mai nessuno nuovo, anche cercando di provare a vedere se un TD ce la fa fino alla fine della stagione a giocare, lui vive solo il presente e non organizza mai il futuro, che è anche un futuro prossimo, cioè marzo, aprile. Vabbè, in questo punto si deve dire che le competizioni vere tutti sappiamo che cominciano febbraio-marzo. Adesso siamo in un periodo di, come si può dire, di stagione bassa, che sarebbe il periodo di novembre, dicembre e forse gennaio. Ma in Spagna a gennaio c'è la Coppa, che è pure importante per noi, perché noi facciamo tutte le competizioni. Però siamo in un periodo che ci possiamo permettere non avere un TT durante questi tre mesi, novembre, dicembre e gennaio. Io veramente tutti i problemi tecnici, medici, si deve stare di là per sapere esattamente tutto come funziona. Io sinceramente non ho gli argomenti tanto medici come tecnici per dire esattamente cosa deve fare il dottore Pruna, cosa deve fare l'allenatore Valverde, cosa deve fare soprattutto che una persona che supera di tutti e due, che è Erika Vidal, che in realtà chi ha di decidere se acquistare un altro giocatore o prendere in prestito un altro giocatore, e per questo periodo o cosa fare. In realtà chi deve decidere tutto questo è veramente Erika Vidal. Erika Vidal è francese come un TT, vabbè, un TT è camerunese, però parla francese, gioca con la nazionale francese. Un TT e Vidal devono decidere esattamente cosa devono fare. In secondo piano sono Pruna, che è un impiegato in più del club, e Valverde, che è un altro impiegato, che Pruna e Valverde possono dare la sua loro opinione, però in realtà la decisione ultima, la ultima decisione la deve prendere Erika Vidal, no? Io come dico, come ripeto, non ho sufficienti argomenti tecnici e medici per valutare questa situazione. Se lo avessi te lo direi sinceramente, però no, io non conosco esattamente cosa è successo. Non conosco perché deve andare in Qatar questo giocatore, non lo sapevo veramente. Acquistare un altro giocatore è una soluzione molto, molto intermedia, una soluzione che penso non servirebbe. E chi abbiamo nel Massari? Massari ne abbiamo a Cuenca, ne abbiamo a chi l'altro centrale? Ciumi. Sì, però tutti e due hanno 18-19 anni. Ma non puoi affrontare, non si può affrontare la stagione con Piqué, Langlet e Vermaelen. Assolutamente no. Vermaelen adesso era a ottobre, sei settimane, pertanto deve essere recuperato, però. Sì, a breve lo viene recuperato, però sappiamo come Vermaelen, sappiamo recuperato, che... sì. Sì, però sappiamo come aver male, che poi appena lo tocchi si fa male un'altra volta. Pietro, di vetro, sì, di porcellana, sì. Pietro, tu prenderesti a gennaio, andresti a prendere, anche spendendo molti soldi, De Ligt, De Jong all'Ajax? Io ci andrei domani mattina con Carli se fosse aperto il mercato subito, ma io all'istante, cioè io li vado a prendere, yeah. Poi vado io personalmente a prenderli, vado io in Olanda a prenderli, porto io a Barcellona. Guarda, Giussi prima ci ha dato una notizia. Andiamo in Olanda, Pietro.
Giussi prima ci ha dato una notizia. Porto la macchina, andiamo in Olanda. Giussi, andiamo in Olanda io e te, compriamo tutti e due, lo portiamo a Barcellona, tutti e due i giocatori. Certo. Dell'Aide de Jong, sì, 140 Giussi. Milioni. Porti tu in tasca 140 milioni, Pietro. Perché io no, oggi no. Giussi prima ci ha dato una notizia che fa venire il piel de gallina, perché la pelle d'oca, perché ci dice che alcuni giornali stanno scrivendo che potrebbe essere il Barça potrebbe prendere Ivanovic, Bull, giocatore di 35 anni, ex Chelsea, per 6 mesi, che sta a Zenit San Pietroburgo per 6 mesi. Io se vuoi porto per quanto soldi? Porto a Bate. Per pochissimi soldi. Appunto, allora prendiamo Abate dal Milan. Cioè io penso che sia per me, l'ho detto prima, un errore. Un Tiri andava obbligato ad operarsi, perché ci serve per la prossima stagione, e si andava a prendere il giovane olandese, basta. Certo. Però l'allenatore ha paura, e quindi siccome ha paura, ecco, perché sa che c'ha una, come dice Giovanni Meleri, c'ha una feccia di termine, cioè ha una data di termine, che è il 36 del 2019. Perché io spero che noi al 30 giugno del 2019 il Barça ha vinto il triplete, però salutiamo Ernesto Valverde e torniamo ad avere un allenatore gruffista, perché non è più possibile tenere uno che va in conferenza stampa a Eindhoven e dice: ho portato i giocatori del Barça, della cantera, solamente perché mi mancano alcuni giocatori. Perché allora, Joaquin, tu te lo ricordi come me lo ricordo io. Van Gaal era un pazzo, che alle partite contro la Dinamo di Kiev, contro il Liverpool, contro altre squadre a cui si giocò nel 2000, nel 2000, nel 99, faceva giocare Xavi, faceva giocare Valdés, faceva giocare Carles Puyol, faceva giocare Gabri. E poi fece giocare anche Iniesta. Allora era un pazzo Van Gaal. Era un pazzo Van Gaal. Infatti. No, era un pazzo, sì, però Ulegué, bravo Ulegué. Tanti, no, c'erano ancora Fernando Navarro e Jordi Ferrò e Marc Rosas, esatto. No, tantissimi che era fatto. Esattamente, Luis García, un sacco di giocatori che ha fatto debuttare Aloysius Van Gaal. Sì, però il problema di Van Gaal è che era una persona che aveva un carattere che a noi catalani non piace per niente, perché non è un carattere mediterraneo, è un carattere autoritario, un carattere di nord Europa, un carattere secco, un carattere che a noi non piace, penso che a voi tampoco, no. Però era un grandissimo allenatore, un allenatore che purtroppo non ha avuto la fortuna di essere in una grande tappa, nelle sue due tappe che è stato nel Barcellona. La prima vince due lighe e una coppa, che io era in quella coppa Valencia contro il Mallorca. Due lighe e una coppa, e la seconda tappa con Van Gaal con Gaspar, che era tutto un casino, molto difficile di sopravvivere in quella situazione con quei giocatori: Riquelme, Saviolas, Gerard, Mendieta, tutti quei giocatori che Overmars, Petit, tutti quegli schiacci che. Purtroppo non ha avuto la fortuna di vivere, però c'è molta gente che si mette nella sua tasca. Sto parlando della Portisti, Portisti, che dice che la Portisti ha fatto esattamente quello che volevo dire.
il lavorismo si fa suo tutti questi giocatori che ho citato prima, che in realtà non sono giocatori che hanno debuttato con, hanno fatto il suo esordio in